Tanti auguri a Silvano Pensi, nato l'8 novembre 1924, che oggi ha compiuto 100 anni, nonno dell'attuale sindaco di Mondolfo, Nicola Barbieri. Tanti auguri a Silvano, tanti auguri a te. Una vita dedicata alla sua famiglia e al mare. Sposato nel 1952 con Ines, ha avuto due figlie ed ora ha anche tre nipoti e tre pronipoti. Abbiamo chiesto qual è il suo segreto per essere così in forma ed avere una memoria così, visto che si ricorda tantissimi aneddoti e dettagli della sua storia che ci ha raccontato, e i familiari ci hanno risposto che Silvano tiene la mente in allenamento facendo la settimana enigmistica da sempre e ascoltando le opere classiche fin da bambino. Ha sempre lavorato in mare. La prima volta che è salito sulla barca è stato l'8 novembre 1939, proprio quando ha compiuto 15 anni. Da quel momento ha continuato a fare il marinaio sulle barche fino al 1983, per ben 44 anni. Oggi a casa di Silvano in Sassonia si sono celebrati i festeggiamenti a cui ha partecipato anche il sindaco di Fano, Luca Serfilippi, che ha voluto omaggiare Silvano con una pergamena e passare del tempo con lui ad ascoltare i suoi racconti di quando era motorista e di quando giocava a calcio nell'Alma. Ci racconti il suo amore per il mare? È stato il mio lavoro. E quindi ho avuto la gran soddisfazione anche fare. Come sei innamorato del mare? Non ero innamorato, ero la vita mia era il mare, perché mio padre era marinaio e allora anche mio nonno era marinaio, quindi a terra i studi non ce l'avevo tanto, capito? E allora ho dovuto andare in mare anche io. Come ha conosciuto sua moglie? È andato con un amico che mi ha portato su a Cucurano, dopo dalla guerra subito, e lì c'erano degli amici che giocavano il pallone. E io, siccome ero... Perché lei ha giocato anche nell'Alma, diciamolo. Loro sono stati la squadra di loro. E lì alla sera andavamo a ballare lì. E lì siete innamorati. Ci racconti un aneddoto particolare della sua vita? Eh sì, noi andavamo qua quando lui era il capannone delle reti, quindi lavorava, noi tutti i nipoti andavamo lì a giocare col pallone, quindi in mezzo alle reti, qualche volta si arrabbiava, e quindi eravamo tutti insieme. Tutti insieme, che è la cosa più importante. Quello. No, siamo stati sempre uniti, io ho sempre avuto bene loro, a tutti. Anche loro mi hanno avuto bene. 100 anni portati benissimo. Insomma, spero sì. spero di continuare qualche altro, ma non lo so. Allora, ci racconti un segreto per arrivare a 100 anni come lei, perché è in formissima. Ma non lo so, io lavoravo con la soddisfazione, capito? E basta. Sì.